Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questa nuova puntata di Rayman Legends. E in questa puntata iniziamo quello che dovrebbe essere l'ultimo mondo, ovvero Olympus Maximus. E senza perdere troppo tempo, andiamo su Scudi, su e giù. Allora, direi che dopo l'ultima puntata che è stata fatta molto bene, iniziamo proprio a bestia su questo mondo che sembra l'Olimpo. Magari perché ci stiamo avvicinando a quello che potrebbe essere il conflitto finale intermondiale. E ora che ci penso, questo effettivamente potrebbe essere l'ultimo mondo. Perché se ci pensate, nello scorso, cioè no, 2 episodi fa, c'era stato il boss. E nel boss si era visto alla fine che c'è rimasto un solo buco sulla luna. Quindi probabilmente significa che è rimasto un ultimo nemico da sconfiggere. Però vabbè, io poi vedo se l'ultimo mondo c'ha qualcosa di figo, lo faccio. Ah, la fiamma! Io pensavo che c'avevo i pugni quelli grossi. Allora, mondo particolarmente stronzo. Perché io stavo per dire, mondo particolarmente bello, no, muoio e quindi diventa bastardo. Tra l'altro non ricordo l'apparizione di Murphy in questo livello. Cioè, è entrato così, io non me ne sono accorto, ma va bene così. Comunque io sono molto contento che sto per morire e che sono morto. Perché a me piace molto questa cosa. Allora, sono molto contento che il gioco stia andando bene. Cioè, a me piace. Poi io spero che anche a voi piaccia. Perché se a voi non piace, ragazzi, no, no. Tra l'altro, io sono indeciso su quale gioco fare dopo Rayman. Che vorrei fare Saints Row. Perché è un gioco divertente, frenetico. E magari, ecco, se evitiamo di morire. E soprattutto perché l'avevo fatto sul canale, era arrivato tipo a 5 episodi, quindi era una di quelle serie, no? Che sono partite ed effettivamente hanno avuto uno scopo logico. E oddio, allora con calma, aspetta. Perché? Mamma mia, ho preso pure la moneta. La moneta. No! Oddio, oddio, oddio. Tutte e tre in un colpo solo. Tiè. Ecco, e te pareva? No, ho preso. Che cosa? La palla in pieno. E che palle. Vabbè, no, non era voluta sta frettura, ve lo giuro. Oddio mio, come mi sono salvato. Ho fatto uno di quei salti. Perché Rayman su queste cose. Oh, tutti quanti li ho fatti cadere. Dai, vola, vola. Sto livello lo sto facendo a una velocità che è preoccupante. Perché in realtà questo sarebbe uno di quei livelli che bisogna fare. Ecco, appunto, no. Mi raccomando, buttatevi verso le fiamme. Questo è un mio consiglio. Ve lo do proprio da pro player. Alla fermi, qua bisogna andare sopra. E a posto. Ciao Murphy. Oh, i pugni grossi. Perché se non è un boss sta cosa? Vedi, mi preoccupa perché vuol dire che i livelli stanno diventando sempre più tosti. E ci mancherebbe, eh. Oddio, oddio, no! Perché? Perché sta cosa? Perché? Oddio. Cioè, ma voi l'avete visto il salto che ha fatto? Io ci voglio fare proprio una zoomata in quel. Ha schivato le fiamme in una maniera micidiale. Cos'ha? Vabbè, freghiamocene dalla monetina perché. Oh, mamma mia, gli ho tolto pure la fiamma. Fermi, fermatevi tutti proprio. Ma. Pure. No, io ragazzi sto iniziando a diventare molto forte su questo gioco. Io non so se anche per voi è un qualcosa di eccezionale. Perché non è. Però no. Cioè, no. Perché un conto è il nemico che mi ammazza, ma un conto è il nemico che mi ammazza mandandomi una fiamma in culo. È brutto a dirlo, ma è così. Perché bisogna essere realisti, non è che muore gente. No, non ti è arrivata una fiamma in culo. Però io sono un po' stupido. Cioè, io me ne sto accorgendo piano piano, col tempo. Perché io ogni tanto mi vado a rivedere i vecchi video e noto che magari lì un pizzico di professionalità ce l'avevo. Qua invece sono proprio sul livello della demenzialità. Cioè. No, non è più giocare, no, giochi bene, no, contrario, stavo per fare. Una cazzata. Allora, stavo per fare il salto all'ingiù, non mi è uscito e quindi mi ho detto, no, devo morire in qualche modo, buttiamoci addosso alle fiamme. Meno male che sto livello lo dovevo fare molto spedito, ma proprio subito, Inizio seriamente a pensare che questo gioco ce l'abbia contro di me, eh. Allora, è possibile. Che io non abbia. Io sapete perché sono convinto che io ho il cuoricino. Invece non ce l'ho il cuoricino. Quindi devo andare molto più tactics. E molto più underground.
Voi direte, ma che vuol dire quello che ha appena detto? Niente, però so frasi da dire. Perché voi dovete sapere che in un video non conta solo come lo fai, no? Conta pure quello che dici. E questa è una cosa che ha fregato milioni di persone, perché, cioè, io pensavo, no, fai video, basta che registri e vai bene. No, devi pure parlare. Dio mio, non ci sono più le strutture video di una volta. Che è? Oddio, Zeus! Scontro contro Zeus, così, a random. Perfetto, contro le divinità mi sono messo. Proprio, cioè io non so. Ma perché, cosa ho fatto io di male? Il dito te lo ficchi da qualche parte, eh? Chiaro? Però, chi è? E me ne vado dentro la casata dei cosi. Allora, a parte aver appena mandato a fanculo una delle divinità dell'Olimpo, diciamo che il livello è terminato. E questa è una cosa che a noi ci fa molto piacere. Effettivamente sì, perché il livello è finito. Adesso io sempre con molta classe andiamo a vedere quanto stiamo registrando. Solo 6 minuti? Bene. Allora, scudi su e giù l'abbiamo fatto. Il ritorno della creatura oscura non è che mi interessa molto. Labirintissimo non me ne frega. La grande fuga lavica, ma io direi che... Oh. Ma allora, ma me lo dovete dire? Inferno di fuoco o sciame impavido? No, sti cazzi. Inferno di fuoco, che non l'ho mai fatto. Questo è un livello nuovo per me. Quindi, allora, bello sto posto. Beh, aspetta. Così, ok. Ah, perché posso anche correre sui muri? Da quando? Da quando... Ah! Mi sono fatto male io. Ok, scivola. Perfetto, che salto di classe proprio. Allora, fermi tutti. Uspigata. Proprio classe. Ah, ma continuo a correre. Oh. Ehi. Bella sta cosa. Ho fatto la corsa più bella di tutte. Qua ci sta proprio, no? Effettivamente Franky c'ha ragione. Aspetta, vediamo un attimo qua che si fa. Perché ci sono... Io ho paura, perché secondo me sta per succedere. Perché ho parlato? Tu sei l'ultimo stronzo che devo battere, quindi stai il... Bene, prepariamoci per una delle più grandi fughe. Cosa sono queste cose? I tentacoli. Oh mio Dio. Ragazzi, no, non è una cosa facile. No. No, dove sto? Vado all'indietro, no, verso di loro, mi raccomando. Franky, mi raccomando, queste cose si fanno subito. Che sto facendo? Sì, dai, saltiamo contro di loro perché sono molto... Allora, se può fare. Perché? No, sta facendo una scivolata. Qua mi sa la scivolata non va bene, devo correre. No, ho sbagliato tasti. Allora, deve essere una cosa immediata. Vai. No, sono cascato. Allora, dai che ce la faccio. Mi raccomando. Oh. No, che sfiga. Vai. Vabbè, perché sono concentrato su prendere quella gabbia. E allora è meglio che non la prendo. Oh. Mi dispiace ragazzi che l'ho persa. Oddio, il mio inseguimento che mi stanno facendo. Non sto più smettendo di correre. Vabbè, rosicata. Le altre si prendono con una cazzata. No, vedi, quando si interrompe la corsa si interrompe un po' la macchina. No, aspetta, fermi. No, non puoi uscirmi così però. Fermi. troppo tardi. Se si interrompe la corsa, interrompe tutto. Ok, fermi tutti. Ushbangete,
Beh, che cazzo è? Oddio. Oddio, ho fatto qualcosa che non devo fare, non si sa. Ma quanti mostri, quanti cosi ci stanno da salvare qua? Tutti. Ah, è un livello normale. Io pensavo fossero due livelli dove ce ne stanno solo tre. E io non so cosa. Scusate, eh. A me è sembrato strano che il livello fosse facile, no? Beh, allora, intanto questo dovrebbe essere tipo l'ultimo, no, livello fuga. Ed effettivamente si nota. Si nota la difficoltà. Pushbangete. Pushbangete. Non so cosa sto facendo, ma lo sto facendo. E do! Lo vedi che me ne accorgo sempre dopo. Proprio sono un ritardato mentale. E io ho paura. Cioè, proprio, no, la paura seria. Fermi tutti. Eccola là. Vai. No, perché adesso t'aspetto. T'aspetto proprio così. Vai, vai, vai. Eccoci, mo siamo arrivati al momento epocale. Vai come l'ho fottuto, vai come l'ho fottuto. Oddio, oddio, ho fatto il pe... Che? Magnificenza! Oh mio Dio! Oh mio Dio, ragazzi, la fuga si fa interessante. Ah, stanno crepando gli stronzi. Bravi, crepate dalla vostra. Che cazzo è? Che devo fare? Il primo... Ah, adesso devo scappare dalla lava. Perfetto. Non più dai mostri. Ma è finito? No, che deficiente. Ah, meno male, sono sopravvissuto. Zitti, zitti. E ora? Oh. Oddio. Vi prego. Give me air. Air for me. Air for you. Allora. Bravi. Bravissimi. Abbiamo preso pochi loom, ma buoni. Pochi ma buoni. Quindi, ragazzi, nella prossima puntata sapete che cosa c'è. Lo sapete, voi l'avete capito, voi siete consapevoli di aver capito quello che ci sta. Ci sta il boss. E non un boss qualsiasi. Probabilmente il boss finale. Quindi, se questo video vi fosse piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Ricordatevi che se condividete il video pubblicamente sulla pagina Facebook, cioè sulla pagina, sul vostro profilo Facebook, scrivendo mi piace Franky perché puntini puntini, lo dovete scrivere voi, potete partecipare all'estrazione di fantastici giochi. Quindi, in definitiva, se questo video fosse piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Trovate la playlist completa della serie qua sotto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Come sempre, dritto per dritto.